Su, no, no, ti ora provo basta. Dai, coraggio, Pedro Camacho, forza, gioca. Ti piaceva tanto vincere. Un momento, Cristoval, non insistere. Ho perso già troppo stasera. Inoltre sono il presidente di questo circolo e gioco quando mi pare. Sta attento, ti sta guardando le carte, coprile. Avanti, gioca, compare. Gioca, non vorrai far vincere la partita a uno di noi, no? È più giusto che vinca il presidente. Lo smetti. Basta con queste chiacchiere, andiamo avanti con il gioco. Allora, dottore, non si sta divertendo? Stasera vinco io, stasera vinco io. Ah, che peccato. Non è la serata giusta per il dottore. È la terza volta che si lascia sfuggire una buona occasione. Mi dispiace, Cristobal. Non me ne ero reso conto, scusami. È una cosa incredibile, dottore. Non ne indovina una stasera. Che cosa le è successo? Ah, mio Dio, non posso guardare. Senta, dottore, se vuole qualche lezione di domino, può passare da me la sera. Sì, è molto gentile. Grazie. No, Pedro, il problema è che il dottore non fa che pensare a quella ragazza a Caracas, quella della foto. Bene, è meglio chiudere qui. Ho troppe cose per la mente, l'ambulatorio. Non è per quello che ha detto Cristobal. Ora basta giocare. Bevete qualcosa per me. Ah, sì, grazie. Grazie per me la madera. D'amarella, tenga. Grazie. Per me la menta. Grazie. Senta, dottore, non vorrei intromettermi nella sua vita. Ma se questa ragazza della foto, quella che dice Cristobal, se ne è davvero innamorato, la sposi al più presto e risolva questa situazione. Perché non va a ballare un po' di salsa? Le tirerà su il morale, dottore. Sentimi bene, sai come stanno le cose? Non ho intenzione di arrendermi. Non voglio finire con la partita che avete appena vinto. Voglio vincere o non mi alzo da questo tavolo. Sono stato chiaro? Come vuoi. No, non andare via, ci aspetta la rivincita. Perciò siediti, amico mio, siediti. Dobbiamo farcela. Va bene. E stavolta vinceremo noi, bene. Cristobal. Sì, sì, dobbiamo dimostrare che siamo dei veri campioni. Stravinceremo, sono tutte sicuro. Tutte belle parole, dottore. Sì, aspetta e vedrai. Complimenti, Gonzales. Senza uniforme sei un vero schiant. Che gentile, potrei anche crederci. Ah, veramente, dico veramente. Sono buonissime queste fiatelle. Grazie. Le hai preparate tu? Certo, le ho preparate io stessa. Sei un'ottima cuoca. I miei complimenti. Oh, prego, servitemi. Che bella festa. Le hai fatte tu? Sì, tesoro. No, ti ringrazio. Oh, Moreno, non prendermi in giro. Sta scherzando. Non arrabbiarti. Sì, mi prende sempre in giro. Con permesso. Sapete una cosa? Il dottor Lopez mi piace moltissimo. Non vi sembra bello stasera? Allora non perdere tempo. Vai da lui e chiedigli di ballare. Fa attenzione. Il dottor Lopez è impegnato, tesoro. Ah, Moreno, mi dispiace, ma sei male informata. Il dottor Lopez è divorziato. Male informata sarei tu, tesoro. Lui è innamorato di Maria Antonietta. No, è assurdo, non ci credo. Ma guarda, chi ti ha dato questa notizia? È la verità, amore. Oh, chi ti ha dato questa notizia? Sei cieca, non te ne sei accorta, si vede da un chilometro di distanza. Ma su, non scherzare. Prego. No, grazie. No, ti ringrazio, Gonzales. Vuole? Dottore? No, ti ringrazio. Non mangiare tanto e poi dici che non vuoi ingrassare. Per favore, Carlo, se non ho mangiato niente tutto il giorno. Sai una cosa? Non mi piace il comportamento di Giulia con il dottor Fagliardo. Oh, tesoro, che cosa c'è di male? Stanno ballando, tutto qui. Ballando? È la ragazza di un mio amico, non dovrebbe uscire con altri uomini. Giulia è abbastanza grande e sa quello che fa. A me non piacciono le donne che danno le spalle al fidanzato o al marito. Oh, che esagerato. Non è un problema che riguarda te. Non sono io quella che balla con un altro. Sono sicuro che andrà in giro a vantarsi di aver rubato la ragazza a Riccardo. Adesso andiamo a ballare. Su, alzati, Carlo. No, aspetta un attimo, aspetta. Giulia, sai una cosa? Ora che sto ballando con te mi sento più felice del vincitore dei 200 milioni della lotteria. Sei la donna più bella che esista al mondo. Cerca di cambiare il tuo vocabolario. Insomma, cambia musica, perché questo me lo dici sempre. Sei monotono, Augustino. Ehi, che ti prende? Sei annoiata? No, scusami, non è questo. Sì, lo so. Stai pensando a Contreras, a quel buono a nulla. Senti, se lui è un buono a nulla, tu sei solo un figlio di papà, hai capito? Ah, è questo che pensi di me?
Mettimi alla prova, Giulia. Vedrai quanto vale. Il problema è che con te non so mai come comportarmi. Sei così lunatica, sei imprevedibile. Non mi hai detto niente. Cos'è successo? Come ha reagito? È geloso? Eh? Veramente non gli ho ancora parlato. Ah, questa musica mi fa rabbia. Perché non mettete una salsa? Perché non metti una salsa, Gonzales? Qualcosa di svelto, di allegro. Che cosa c'è? Non hai qualcosa di più moderno? Va bene, cambio subito disco. Sì, per favore, questa musica è così noiosa. D'accordo, grazie. Va bene. Avrà ricevuto il mio biglietto. Marta, se almeno mi credessi, tutto sarebbe più facile. Mi dimenticherai un giorno. Riuscirai ad accettare l'amore di Guillermo Ortiz? Mi creda, dottor Lopez, lei è così serio quando lavora in ospedale. E invece è un ottimo ballerino. Beh, mi difendo tutto qui, me la cavo bene. È veramente meraviglioso vederla così allegro, sorridente e di buon umore. Si sente felice. Vedi, perlomeno sono più tranquillo. Io lo so perché è felice, dottore. Perché ha salvato Maria Antonietta, non è vero? Un medico è sempre soddisfatto quando riesce a salvare la vita di una paziente. Mm-hmm. Ma io ho sentito dire in giro che... Che cosa? Beh, ecco, che lei è innamorato di Maria Antonietta. Oh, davvero? Il problema è che la gente parla molto, Solano, ma se fosse vero non ci sarebbe niente di strano. In fondo Maria Antonietta possiede tutte le qualità che un uomo come me cerca in una donna. Guardatela. Guardate Solano, che aria da seduttrice. Ha deciso di ammaliare il dottor Lopez. Ah, Moreno, sta solo cercando di divertirsi. È una brava ragazza. Come puoi saperlo? Sta perdendo il suo tempo, carina. Sì, hai ragione. Lopez è innamorato. È una cosa seria. Mm-hmm. Guardatela, guardatela. Senti, Giulia, so che non sono affari miei, ma questa situazione non mi piace. Non intrometterti, per favore. E invece mi intrometto. Riccardo è un mio amico. E cosa significa che è tuo amico? Giulia, è una cosa importante. Hai ballato per tutta la serata con quel presuntuoso di Fagliardo. Ah, Carlos, ci mancava anche la predica adesso. Questo non va bene, non mi piace. Riccardo è il tuo fidanzato. Ah, certo, che bel fidanzato. Mi lascia sempre sola. Non mi porta in nessun posto, non mi telefona. Qual è il problema? Non posso ballare con un amico, non sto facendo niente di male. Non posso chiudermi in casa perché Riccardo è andato a Tokuyo. No, mi dispiace. Ma tu lo ami o non lo ami? Perché non lo chiedi a lui se mi ama o no? Se mi comporto così è per colpa di Riccardo. Aspetta un momento, Giulio. Non intrometterti, hai capito? Dice a me. Sì, sì, dico a te. Carlos, per favore, controllati. Ora stai esagerando. Le stai mancando di rispetto. Come? Ripeti cosa hai detto. Tu sai perfettamente che Giulia è la ragazza di Riccardo. Va bene, con questo? Per che favore, significa ragazzi. Che è la ragazza di Riccardo? Cercate di calmarvi, siamo qui per divertirci, no? Che cosa vi succede, per le favore? Le donne degli altri si rispettano, hai capito? Ti prego, santo adesso cielo. Basta. Sei un maleducato, Carlos. Non ti permetto per di parlarmi favore, così. È meglio andare. Credo sia ora di tornare a casa, Augustino. Io di qui non mi muovo, Giulia. Non voglio darla vinta a questo buffone. È identico al suo amico Contreras. Giulia è un problema che riguarda solo me. E tu non devi mischiarti, non ti conviene. Non minacciarmi, Augustino, Carlos, non ti fai paura! Carlos! Carlos! Fermo! Carlos! Fermo! Basta! Cerca di controllarti! Calmati! Pronto? Chi parla? Sei tu, Celia? Sì, sono io. Ma chi parla? Celia, sono Beto, il fratello di Riccardo. Ti ricordi di me? Ma sì, certo. Che cosa c'è? No, no, niente. Scusami, è molto tardi, non è vero? No, non è che sia tardi. Il problema è che noi siamo abituati ad andare a letto molto presto. Dimmi, è successo qualcosa a Riccardo? No, 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 veramente no. E ad ogni modo è successo qualcosa a me. Perché sai, da quando...
Da quando ti ho vista, io non faccio altro che pensare a te. Cosa? Ma di che stai parlando? Beh, mi sembra chiaro, non capisci? No, veramente no. Senti, ti va di venire al cinema con me domani? Io? Sì, tu, Celia. Che ne dici, Beh, non lo so. Così all'improvviso. Sai, mi hai preso un po' alla sprovvista. Sta a sentire. Io sono un ragazzo onesto, capisci? Lavoro con mia madre e studio. E mi piacerebbe tanto diventare tuo amico. Non sei d'accordo? È che non lo so. Non ho pensato a questo. Io... C'è qualcun altro nella tua vita? Beh, è evidente. Deve essere per forza così. Senti, è meglio parlarne un altro giorno, va bene? È la verità, Celia. Non so che cos'è successo quando ti ho vista. Ascolta, in poche parole, io... Tu mi piaci molto. E questo è tutto. Senti, ho molto sonno. È meglio come? Va bene, sì. Puoi venire quando credi. D'accordo. Ciao. Sembra uguale a suo fratello. Che succede? Perché piangi, tesoro? È terribile, mamma, sto male. Ti giuro, sono disperata, il mondo mi sta crollando addosso. Sono tutti dalla sua parte, mamma. Durante la festa, Carlos, l'amico di Riccardo, ha cominciato a insultarmi. Perché lui non ha alcun diritto su di me. Che cosa ti ha detto, cara? Tante cose, mamma. Mi ha criticata e poi... Ora te ne sei resa conto? Capisci che avevo ragione? Io ti avevo messa in guardia. Perché si è intromesso? Lui che cosa c'entra? Sono affari miei, sono stanca, te lo giuro. A un certo punto è intervenuto Augustin. Dalle parole sono passate alle mani e la festa si è trasformata in una rissa. È stato orribile, mamma, non mi sono mai vergognata tanto. Oh, bambina mia, che cosa mi racconti? Io non ho il coraggio di affrontare Gonzales, credimi. Ah, Giulia, perché non pensi mai alle conseguenze delle tue azioni? Perché non ti fai un buon esame di coscienza e non guardi in faccia la verità? Ma di quale verità stai parlando? La verità su Riccardo. Se lo ami o non lo ami. Se tu non vuoi aspettare 2 anni, diglielo chiaramente e chiudi subito con lui. Andiamo, Giulia, stai facendo il doppio gioco, l'ho capito ormai. Anche se non vuoi che te lo dica, lo so che è così. E questo non è bello. Basta, ti prego, ci penserò domani. Ora non ragiono più per la rabbia e ho sonno. Per favore, lasciami in pace. Speriamo che qualche ora di riposo ti faccia riflettere su tutto. A domani, allora. Anzi, è meglio dire... Ci vediamo più tardi, dato che è quasi l'alba. Mi dicono tutte le stesse cose. Se amo Riccardo, se non lo amo, se... Non lo so. Giulia, tu ami Riccardo? No. Non sono veramente innamorata di Riccardo. Io so solo che mi piace. Sì, mi piace moltissimo. Riccardo, tu e io dobbiamo parlare seriamente. Mi dispiace tanto per quello che è successo, Gonzales. Non sai quanto mi sento in colpa. No, non ce n'è bisogno, non preoccuparti. Queste cose capitano in quasi tutte le feste. Sì, ma stavolta non doveva accadere. Abbiamo lasciato tutto in disordine, non è vero? Ho pulito tutto, stai tranquilla. Comunque mi dispiace, non so come scusarmi. Per me è un capitolo chiuso. Ti ringrazio. Ospedale generale? Giulia, ti cercavo. Scusami, ma ieri sera ho perso un po' il controllo. Forse eravamo tutti un po' nervosi. Ma sono della stessa idea. Ti stai comportando male. Perché ti sei intromesso in questa storia? Non credi che spetti a me e Riccardo risolvere questi problemi? Sì, è vero, forse hai ragione. Non sono affari miei. Però ascolta,
Fagliardo è ricco, ma non è migliore di Riccardo. Mi critichi, sei sempre contro di me. Ma Riccardo non dice niente, è chiaro. In questo paese c'è il maschilismo. Un uomo può avere tutte le donne che vuole, fa quello che gli pare, e nessuno si permette di giudicarlo. La legge del maschio latino. Voglio dirti soltanto questo. Se perdi Riccardo, te ne pentirai. Certo, ma anche lui se ne pentirà se mi perde. È tutto inutile. Fai finta di non capire, Giulia. Sei una cosa incredibile. Ciao. Ciao. Sei stato molto bravo. Tu e tutti gli altri. Ti faccio i miei complimenti. Mi dispiace, mi ha provocato e non sono riuscito a trattenermi. Va bene. Vorrei parlare con te stasera, quando finisci la guardia. È meglio lasciare le cose come stanno. Eviteremo ulteriori problemi. No, nemmeno per sogno. Non sono affatto d'accordo. Senti, Giulia, tu mi piaci. E so che io ti piaccio. E in un modo o nell'altro riuscirò a toglierti dalla testa quel morto di fame di Riccardo Contreras. Oggi sei proprio carina, sei uno schianto, Marta. Ora capisco perché il dottor Ortiz ha perso completamente la testa per te. Moncia, che cosa dici? Smettila con queste sciocchezze. Come? Vuoi dire che è una bugia? È innamorato di te. Come sono felice di vederti così, allegra, di buon umore. Stai ridendo finalmente. Sai una cosa? Ho deciso di vivere in modo diverso d'ora in avanti, Moncia. Di essere allegra, felice. Marta, sono sicura che quel dottore ti aiuterà moltissimo. È un ottimo professore. Ti ridarà la gioia di vivere. Dai retta a me. Scusami. Pronto? Chi parla? Famiglia Galvan. Aspetti un momento. Chi la desidera? C'è al telefono una certa Maria Antonietta. Ah, sì, sì. Passamela, Moncia. Grazie. Dì al dottor Ortiz di aspettarmi un attimo, per favore. Va bene. Pronto, Maria Antonietta? Mi hanno detto che stai meglio, mi fa molto piacere. Grazie. E tu come ti senti, Marta? Sto meglio anch'io, grazie mille. Oggi andrò alla scuola speciale per ciechi. Fai bene. Posso venire a trovarti quando sarò dimessa? Certo che puoi venire, non devi chiedermelo. Mi fa piacere parlare con te. Bene. Beh, non ti rubo altro tempo. Arrivederci, Marta. Ciao. Hai telefonato alla tua cara amica Marta, eh? E cosa c'è di strano? Mi stai pugnalando alle spalle, lo sai? Sei una ragazza falsa e ipocrita. Certo, gliel'ho già detto, infermiera. O forse non riesci a capire. Sì, sì, faccia ciò che le dico senza obiettare. Ah. Ah, aspetta un momento, Carlos. Senti, levati dai piedi, per favore, eh? Vai dicendo in giro che sei amico di Contreras, vero? Non lo dico in giro, sono amico di Riccardo. Questa è l'ultima volta che mi provochi. Senti, non parliamo più della festa, va bene? È quello che io dico a te. Comunque stammi a sentire. Anche se sei amico di quel morto di fame, non è lui l'uomo che sposerà Giulia Martinez. Quella donna sarà mia, capito? Lui può sposare Marta Galvan e curarle la vista che le ha fatto perdere. Piantala! Stai calmo, Scar. Un vigliacco, un disgraziato, un invidioso! Invidioso? E perché? Perché Riccardo Contreras è un ottimo medico! Ora basta, che vi succede? Non potete litigare qui. Certo, e poi non ne vale neanche la pena. Non vale la pena sporcarsi per uno come che te. Che cosa? Basta, tu e tuo caro amico Contreras. Te lo giuro, un giorno ti rimangerai tutte le parole che hai detto. Perché Riccardo sarà un uomo importante in questo paese. E tu resterai quello che sei. Un medico senza talento, un figlio di papà! Va bene, va bene. Il miglior giudice è il tempo. Miserabile, invidioso, stupido. Suo padre è un uomo ricco e lui crede di poter umiliare chiunque. Ma non devi dargli peso, Carlos. Non immischiarti nei problemi degli altri, perché alla fine sarai tu a rimetterci. Mi hanno raccontato di ieri sera. E meno male che non sono venuto alla festa, perché queste cose non le sopporto. Se Giulia desidera uscire con Fagliardo, a te cosa importa, Carlos? Quella ragazza è fidanzata con il mio amico, con Riccardo. Con questo non sono certo affari tuoi, no? Silva, io interpreto l'amicizia in modo diverso. Se lei non ama Riccardo, deve dirglielo. Ma non deve andare in giro a fare la civetta con gli altri, è vergognoso! Salve.
C'è un po' di caffè? Senti, che cos'è questa storia con Fajardo e con il tuo ragazzo? Io non ho nessuna storia con Fajardo, dottor Silva. L'unico problema è Riccardo. Tutto quello che è successo è colpa sua, perché è uno sciagurato. Ha perso la testa per quella Marta Galvan. Mi sento tanto nervosa, come quando andavo al liceo e dovevo dare un esame. Andrà tutto bene. Samuel ci sta aspettando. Posso rispondere? Sì, sì, certo che puoi. Bene, siedi. Grazie. Qui, piano. Ecco. Pronto? Chi parla? Chi è? È la casa della famiglia Galvan? Sì. Vorrei parlare con Marta. Lei chi è, per favore? Guillermo Ortiz. Mi passi Marta, per favore. Chi è Guillermo? Sono Riccardo Contreras. Per favore, mi passi Marta, è urgente. Vorrei parlare con lei. Che succede? Non mi sente? Come dice? Non la sento bene. Mi dispiace, non capisco niente. Per favore, non sia così meschino. Mi passi Marta. Pronto? Mi dica, non la sento. Chi era? Non lo so. Non ho capito niente. Credo che abbia riattaccato. Ah. Ma non preoccuparti, sono sicuro che richiamerà più tardi. Per un momento ho creduto che... Che fosse Riccardo Contreras? No. E mi dispiace, non era lui. Inoltre tu stessa mi hai detto che avevi deciso di dimenticare quell'uomo. Sì, hai ragione. È l'inizio di una nuova vita per me. A partire da questo momento, lui è morto per me. È finita per sempre. Aiutami tu. Aiutami tu, Guillermo. Conta su di me. Voglio vivere nel presente. L'unica cosa che voglio ricordare del passato è mio padre. Tutto il resto è morto, Guillermo. Soprattutto lui, Riccardo Contreras.